siamo abituati a sentire parlare degli algoritmi delle piattaforme musicali. E se esistesse un algoritmo che invece la musica la crea sempre diversa, e che ne sarebbe in quel caso del diritto d'autore? Siamo andati a scoprirlo in Toscana. Purillion è un software sviluppato dalla nostra startup che autocompone musica contestuale. Musica contestuale perché il software genera un componimento che viene influenzato da variabili mutevoli, come ad esempio la geolocalizzazione dello spazio in cui viene riprodotta, il meteo, il giorno della settimana e l'ora del giorno e ovviamente la calendarizzazione, quindi se sarà dicembre ci saranno determinati timbri, se sarà agosto ce ne saranno degli altri. A un certo punto ho pensato, e se fosse la musica che è stata generata dalla ballerina? È l'ennesimo ribaltamento della logica in musica negli ultimi 100 anni. Dalla musica fissata su un supporto e riprodotta si passa a una musica composta dagli ambienti e dagli oggetti che stanno con noi, che ci osservano e che parlano con noi. E se fossero le nostre vite, con l'attività quotidiana che facciamo a generare la colonna sonora perfetta per noi? Se sto facendo la spesa in un supermercato, Purillion accompagnerà la mia esperienza d'acquisto creando un contenuto che non mi distrae. Se voglio ascoltare una canzone dei Beatles, è giusto che sia io a decidere quando e dove farlo. Abbiamo insegnato alla macchina a comporre in vari generi musicali, da generi più elettronici, che meglio si addicono alla composizione algoritmica, quindi la deep house, la trap, per arrivare a generi più classici, sinfonici, orchestrali, ambient. Nello specifico, la sensoristica riesce a riconoscere lo spostamento delle persone, la loro età, il genere, il numero. In questo modo l'algoritmo è in grado di generare la musica più adatta in termini di genere, in termini di velocità e in termini di tessitura. La musica accompagna la quotidianità di tutti noi e per chi fa il mio lavoro sapere che tutti possono essere anche dei generatori di musica è anche un motivo di soddisfazione. Sentire i timbri, le costruzioni, gli stilemi legati alla musica classica generati dai movimenti, ad esempio, di un grande magazzino di logistica oppure i movimenti di un sommelier che versa un calice di vino. Questo mi fa anche riflettere su alcuni studi fatti piuttosto di recente che riportano il dato di come la musica classica sia tra quei generi più virtuosi per il rendimento sul posto di lavoro. Purillion risolve numerosi problemi all'interno degli ambienti business, principalmente quello della burocrazia. In Italia, come all'estero, è necessario, per diffondere musica protetta da diritto d'autore e diritto connesso, avere le rispettive licenze. La musica composta dall'algoritmo è completamente royalty free perché è composta interamente da una macchina ed è irriproducibile.